Buonasera o buonanotte ragazzi, io sono Blu87 e stiamo andando al raduno di Dario Moccia, però mi sono perso i miei colleghi. Colleghi! Bene ragazzi, questi sono i miei colleghi di viaggio. Ciao! Noi stiamo andando al raduno, ci aspetta una bella camminata in salita. Alle due, quella, quasi insomma, alle due. Un festone che abbamba proprio. Che abbamba. Che abbamba. Dobbiamo arrivare molto in alto. E arriveremo in alto. Un cloro. Sugli antichi colli della città dei Bruti. Chiamateci a Cosenza Quez. Bene ragazzi, io per il momento vi saluto perché qua c'è da sudare. Quindi sì, ci vediamo fra tipo un quarto d'ora. Ragazzi, siamo arrivati alla postazione. Questo è Daniele. E aspettiamo Dario. Qua c'è altra gente. Non siamo tanti, però, contando che Cosenza, questa è. Aspettiamo Dario. Ci avremo duro duro come la coda di un canguro, ragazzi. Ci vediamo fra poco all'arrivo di Dario. De, stiamo andando, de. Abbiamo sbagliato? No, stiamo andando giusto. Per l'esimo è libertà, nuova epoca d'oro sarà. Per me ci siamo persi. Bella cipolla. Vino! Intanto qua c'è il delirio. Oh raga, ma lo sapevate che qua ci sta il suo nonno? Il suo nonno? Il suo nonno. De, boia de. Un ospite speciale. Chi è? Sei tu lo spirito. E chi cacchio sono? Che sono lo spirito. Sei tu, chi sei? Allora intervistiamo. Cosa ti aspetto da giornata di oggi? Che di vedere Dario Moccia e di farmi una foto insieme. Se vedi che passo YouTube. Lo so, non me ne frega niente. Meglio così. Ottimo, meglio così, meglio. Diventare ancora più famoso. Ciao ragazzi. Siamo qui con l'uomo chiamato Cavallo. Bene, uomo chiamato Cavallo, cosa ti aspetti la giornata di oggi? Bene, ottime testualizzazioni, sto dicendo, non lo so ragazzi. Un saluto. Saluta. Saluta. Perfetto. Manca il? Perfetto. Mi hai lavato il telefono e con questo al momento vi saluto. Io sei in ritardo. Daniele non l'hai capito. Da oggi Daniele prenderà il posto di Ricciardo con il soprannome. Dario è in ritardo. Non me lo aspettavo proprio, guarda. Hashtag Dario non ci abbandonare. È una Dario, emozione. Ti prego, arriva! Dario! È un uccello! No! È la fama di Dario! Salve. Intervistiamo un altro amico. Sì. Bene, cosa ti aspetti dalla giornata di oggi? Dai, sentiamo, i tuoi pronostici. Beh, io intanto aspetto Dario. No! Poi vediamo. Che spoiler! Poi si vede. Poi si vede. Io. Ok. Vediamo altri. Abbiamo qui con noi Richard Benson Jr. Mi dovete dare i soldi. Allora, i nuovi gruppi come i Dream Theater, gli Angra e Symphony X non possono permettersi queste cose! Hanno un sound più strumentale, progressivo. E va bene così ragazzi. La guerra più totale. La guerra più totale. Nonno. Un pollo. Ok ragazzi, vi banderanno da YouTube a vita. Aspettiamo, facciamo un altro panoramico. Guardate che faccia. No, è arrivato. Io lo sapevo. Hai visto che io? Cazzo, tardi, Dario, io devo andare a lavorare, Dario, porco il cazzo. Allora, il cavallo ha cambiato maglia, ho cambiato faccia. Dopo che si erano cavallo, voglio farsi la foto con te. Tiro lo schiaffo. Ti mani fregato. Bella! Porco il cazzo. Cazzo, stiamo gridando chiunque con la bicicletta e il furgone.
coglione! Dov'è il naso? Aspetta! È arrivato! Ciao, scusa! A chi stiamo aspettando? Allora non va bene, a chi possiamo domandare? A chi stiamo aspettando? Mario Mocci. Mario Mocci? Sì. Va bene. Stiamo aspettando Kenzi. Ma ragazzi, non ha fatto. Ma Mocci, no, proprio dei libri. Io Federico Mocci sto aspettando. Ecco. Lui Federico Mocci. Federico Mocci. Tu? Le sorelle Poliseno. Glielo do io il cello non identificato. No, il nostro sì, Non lo capisco. Ah, ma non veniva Peppe Fè. Allora, un messaggio a Giuseppe Sapio, spara. Voleva detto, perché le cose vogliono dette, avvocato. Avvocato! Siamo qui andando a Puledre con il Puledro. Salve. Salve. Buon salve. Perfetto, allora registriamo. Come no? Aia! Perché sei morto? Ciao, tu vieni a scuola con me. I capelli in qualche altro modo strano. Possiamo dire di essere a cavallo. Voglio dire a squallido. Cosa è la squallido? Possiamo dire di essere a cavallo. Sì, siamo a cavallo. Scusa, ma un rocchettone con la maschera come viene? Benissimo. Vieni con me. Chi contattarlo, c'è sempre lui. Ormai cioè, noi siamo membri fissi del canale, giusto? Sì, ormai i soldi. I big mama, come viaggio di partnership, guarda. Lui, come vabbè, sono money grabber. Lui fa più soldi di Zeb, però non lo so. È bello sto video però. Ancora ma che esci da dietro? Io facete menza a fatelo uscire. Eccolo, eccolo. Aria. Ole! Bene ragazzi, è uscito. Se dov'è il monitor? Caro monitor! Dai! Lui è il monitor. Dov'è Chip? Chip! Daniele, passami la busta. Dov'è Daniele? Un saluto alle basette di monitor. All'altra basetta pure, sono gelosa. Oh. Bene ragazzi, abbiamo preso le maglie e siamo qui col Chip che sta facendo. Ecco il Chip ragazzi. Almeno è una. Aspetta che non ti riesco a vedere. Dove sei? Eccolo. Ho fatto la spesa, tre maglie e adesso andiamo all'arrembaggio. C'è lui. Non te la fa l'auto al tempo, nel selfie. Guarda qua, un'auto. Tu me la puoi firmare, no? Non so. Sì, in questa un po' di folla siamo riusciti a farci autografare almeno il DS. Ma vediamo per il selfie. Ci sta. Ma vediamo per il selfie fra 10 anni forse. A settembre. Siamo a luglio. Se io devo andare al lavoro fra 2 ore sono ancora qua. Sara. Ecco, monitor. Strapazzalo di coccole! Ah, perché lo odio, fai spazio, cacciati.
Inquadratura dall'alto. Sì, il POV. Il POV. Questo video per Michela Tata che dice che siamo proci. Esatto. Beh, può darsi, perché non c'è niente contro questo tipo di cose. Quindi diciamo che lascerò la cosa in sospeso. Diciamo che non confermo le sue. Comunque siamo molto amici e io non ho problemi con gli omosessuali. Era a filo, tranquillo. Gli posso di cose. Dai, hai fatto un errore, poi, però puoi sempre rimediare. L'unica cosa che mi preoccupa è che te conosci più Federico Moccia che me. È una vergogna. Che può essere solo. No, ma non perché io sono Dario Moccia, ma perché conosci Federico Moccia. Solo perché. Vabbè, comunque ti mando un bacione, vatti a vedere due video, eh? Ok, fatti anche due pizze di verba, perché sei contento dello spa. Però comunque si affeziona, inizia a tendere a vedere di più le cose. Ascoltiamo con maggiore attenzione. Proprio quando ti metti con una ragazza, all'inizio fa sempre spallucce, poi dopo 4 mesi inizia a osservare tutto per non vedere. È normale. In termini è così, ci sono state quattro punti che gli hanno dato fastidio, che erano stronzate che abbiamo poi chiarito, però lui poi ti punta se te fai queste 4 stronzate. Io ho fatto anche lì di mea culpa, ho detto vabbè dai, ci può stare che io abbia sbagliato, sono qui pronto per rimediare, non ci sono problemi. Però anche lui deve un attimino, invece di incazzarsi subito, venirmene a parlare. E anche le figlie qui che stanno insieme con tante. Prima di tenervi tutto dentro e poi scoppiare in un'unica occasione, ditele subito le cose, sono quelle piccolezze che si risolvono tutto. La saggezza di Dario Moccia, discorsi di vita. Non mi meriterò più, e speriamo che Dario Moccia per il sociale. Dario Moccia per il sociale. Ci manca la cara. Sto cazzo avvocato, sto cazzo. Ma come mai io ero sempre avanti e mo sono sempre più dietro? Mi domando. Qualcosa è un nastro trasportatore. Ho scelto una posizione brutta. Se vediamo sto video. È una trappola. No, è una bella trappola. Sono su monitor. Allora diciamo che Agnese innocente è una bella topa, ma l'ha detto Dario, sono autorizzato, qualcuno è d'accordo, sono tutti d'accordo. Allora, vorrei fare un video in cui facciamo... Io sono qua in mezzo ancora, dopo un'ora. Ok, allora, mi hanno detto che hai fatto cose sporchissime con la succhia. Mi ci sarò sporcato la bocca? No, in quel senso. Yeah, allora in che senso? Il video, allora, questo come video sei malizioso? Sono a parole tue, a parole tue. Il video di Serial Killer Pups. Sì, che bellezza. All'inizio del video di Serial Killer Pups ti introduci con una frase epocale. Cosa dico? Che ti sei scopato un supplì. Dai, ma non me lo ricordo questa cosa. Sono già dimenticato. Cioè, sei la memoria corta, dai. No, non me lo ricordo. Sembra un'intervista di... Vabbè, andiamo. Poi andiamo. Questo video è un casino, non si capisce un cazzo. Allora, un'altra domanda. Non vedo capelli. Interessante, però questa volta più... Beh, ragazzi, siamo usciti dalla missione, abbiamo fatto qualche ripresa, abbiamo preso le maglie, un autografo al volo. I chip mi ci sono fatto già selfie. Chip dietro di me che sta facendo autografi. Lui è il solito. Devono andare via, non ho avuto manco il tempo di fare determinate domande che dovevo fare, però va bene così, dai. È andato abbastanza bene, abbiamo parlato un po'. Più che altro c'è la solita marmaglia, ma si sapeva, e niente ragazzi, ma vediamo se c'è aggiornamenti fra poco, per il momento vi saluto. Aspetta! Bella ragazzi. Ma no. Ma ovviamente devi taggare, mi pare. Sei sempre vitti. Dammi la foto, lo strappo subito. Oh, vado via, scusa, posso passare davanti. Linciatelo subito, linciatelo. Ciao bimbi, ciao. Saluto generale, questa è la mia mano. Lancialo, grazie. Olè. Mi fa tutti. Il giro. Grande. Vai, ciao bimbi. Ciao Dario. Ciao Dario. Non è che vuoi un passaggio fino a tua strada. Ciao monitor. Io la farei qualcosa. Spostatevi da dietro. Vendo spazzatura di Dario Mossi. Aspettate, vieni. Fai l'offerta. Spazzatura di Dario Mossi. Prezzi. Davide. 36.000.
Sti cazzi! Biliardi! Questo è addirittura semicommestibile. 36 36 prepuzzi. Questo è il monito. Ciao bimbi! Oh! Mario, Marco, Marco! Volete comprare la di Dario Marco? Sicure, raga, è un'offerta irripetibile, eh? Io c'ho il Game Boy filmato da Dario Mocci. Io c'ho il Pokémon Smeraldo. Almeno che non vado a trovare a casa, ma... Io ho realizzato subito la mia vita. Non è capisco. Ragazzi, c'è sempre lui, siamo al termine di questa giornata, abbiamo avuto il tempo di scambiare proprio due chiacchiere al volo con Dario, tra casini, video vari, foto, leccate di basette e cacamenti di cazzi vari. Io sono riuscito ad avere un selfie con tutti e tre, ho avuto le mie maglie, i miei autografi, persino su Nintendo DS, speriamo che non si cancelli. È stata una magia, che magia! Il tè verde è diventato tè al limone. Ma dov'è questo tè? La divisione, la chip stava sotto. Sì, ma mi ha dato poi un tè al limone. Ti ha dato. Questo tè, ragazzi, ricordiamo il prezzo? È 36.000. È aumentato. Hai capito? Ebbene, ragazzi, io per il momento vi saluto. Ora torno a casa. Culi e tette. Culi e tette gratis, hanno regalato. Soprattutto Monitor. Soprattutto Monitor con le sue grandi basette che in realtà anche... grandi non... Qui si silenzi random. Se mi interessa, ho la spazzatura di Dario Mocci. Tanto lui fa il Vucumpra. Abbiamo il Vucumpra. Andiamo a vendere la spazzatura di Dario Mocci. Ok, nuovo video. Andiamo a vendere. Dove vuoi andare, Batman? No, 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 no. Na 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 Robin. Eh sì. Con due B. Robin. Vi faccio notare il mio autografo, ma aspetta. Apri. Aiuto io. Ora ci trova la scritta, la dedica a Marco, a Marco, da notare a Marco. A Marco. Perfetto. Ah, e poi c'ho anche chi vuole un autografo di Chip che ce l'ho doppio. Doppio. C'ho il doppio autografo di Chip, ragazzi, perché me lo vendi su eBay. Scusami. Me lo vendo su eBay e gratis. Come me, la bottiglia 36.000. 36.000. Ma doniamola ai poveri a sto punto sta bottiglia. Ma mi sorge una domanda. La nostra con Bricco eravamo 40, perché siamo 6? Dettagli. Sono sciolti nell'acido, sì, del sudore di tutta la gente che c'era. Sì, sì, del caso. È stato il caldo. Di qua si ragiona molto. Allora, intervista, possiamo? Va su di YouTube. Sì, cosa, com'è andata oggi? Racconta. È andata molto bene. Molto bene, molto positiva, molto, Dario, molto è stato molto gentile. Poi? Devo dire. Il Chip non è stato sempre lì, però, eh? Il Chip ha avuto da fare. Chip è il lavoratore. Chip è l'unico che lavora. Monitor. Non firmare magliette. No, allora, vabbè. Dario. Dario è il Dario è il VIP, Chip è l'uomo d'affari e Monitor è il figo, ragazzi, sì, Monitor, certo, pieno di Monitor è il figo, pieno di figa. Io intanto mi fa... Guarda, cazzo, aspetta. Mostra le firme. Aspetta, no, devo cacciare questo perché mi comincia a dare fastidio. Guarda, okay, le firme. Lui c'ha la maglia firmata, voglio vedere poi quando la laverai. Come non succede. La lavo, questa, sì, starà nella stanza. Bene, ragazzi, e noi se io siamo... sei la mamma a toccarla... La caccio fuori. No, aggressivo il ragazzo. Yes. Salutiamo tutti quelli che sono stati presenti, che siamo dimezzati. Saluto. Tu, venghi qui. Venghi, dottore, venghi. Allora, com'è andata la giornata? Racconti. Una palata. Ma come te l'aspettavi? Migliore, no, peggiore? No. Non me lo aspettavo né di meglio né di peggio, cioè... Di meglio come il cioè negozio, non l'aspettavo proprio così, ma non l'aspettavo. Magari proprio, con meno casino, ti do la verità, aspettavi meno gente. Sì, aspettavo meno gente perché non me lo aspettavo. A quanto ho capito siamo stati più qui a Cosenza che a Roma, intanto sole, bacia i belli, come notate.
Io vado a bere, ci vediamo fra poco ragazzi, ciao! Ciao! Qui con un altro Fanzi, o con un Fonzi? Frizzi. Allora, com'è andata la giornata? Racconta, Fa caldo. No! Sono a maniche lunghe. Sì, io sì, ho la maglia interna. Sì, ho anche i calzettoni pesanti. E invece Dario, come ti è fatto? Dario è stato bello, è stato come a Lucca, forse no, meglio no perché lì almeno c'era fresco. Quindi facevo con calma la fila, adesso stavo morendo. Allora, abbiamo qui il comico di oggi, venghi comico. Il comicon, non sono... Licenziatelo. Basta, dopo questa vi saluto, ciao ragazzi.